Ciao ragazzi e ragazze, bentornati e bentornate nei video. È venerdì e parliamo di libri, come ormai tutti i venerdì da inizio anno 2022. Virgola vuole giocare, purtroppo è l'orario, adesso la porto fuori. Il video di oggi riprende un video che ho già fatto di una live, vi metterò il link qui sotto, e il libro è Il lavoro ben fatto di Vincenzo Moretti ed il figlio. La cosa che ritengo estremamente rilevante di questo libro è l'ottimismo con cui viene presentata un'Italia che lavora, un'Italia che si impegna, un'Italia che crea valore, lontano da una narrativa che racconta di un paese assolutamente poco produttivo, poco etico da tanti punti di vista, in cui è impossibile fare qualcosa per la comunità e ognuno guarda il proprio giardinetto. Il lavoro ben fatto racconta di una serie di casi, ma soprattutto mette a sistema, creando quasi una un vademecum, quasi un corpo di legge, mi viene da dire, sui principi di quelle che sono appunto le regole del lavoro ben fatto. Non vi spoilerò quali sono le regole, se vi interessa acquisterete il libro. Perché ritengo che sia rilevante? Perché ci spiega come mai il lavoro ben fatto è importante. E il lavoro ben fatto è importante perché crea sempre del bene, è importante perché unisce ed è importante perché crea sinergie, il famoso 1 più 1 non fa 2 ma fa 3. Il lavoro ben fatto è un libro che mi ha sorpreso, un libro che mi è stato regalato tra l'altro da Vincenzo. E un approfondimento di questo libro che ho fatto con loro in questa live quasi un anno fa ormai mi ha aperto ancora di più la vista su un'Italia che forse viene raccontata davvero troppo poco. Altro pilastro fondamentale di questo libro appunto è il racconto del lavoro ben fatto, perché raccontare è tanto importante quanto fare. Questa è una massima, è un principio che mi è sempre tanto piaciuto, che ho sempre riconosciuto mio, ma lo sapete. Il libro è un libro per chi? Beh, sicuramente è un libro per gli imprenditori, ma è un libro che in realtà riguarda un po' tutti coloro che hanno identificato il modo soprattutto in cui essere utili al mondo, che siano imprenditori o che facciano qualsiasi altra cosa. È un libro che detta regole sicuramente, ma è un libro ottimista e quindi è un libro per sentirci meglio se alle volte in questa strada costellata di pessimisti, di ostacoli, di difficoltà in generale, può esserci davvero molto utile e magari alle volte ci sentiamo di abbandonare. Un libro quasi definirei motivazionale senza volerlo essere, e un libro da cui potrebbe, dovrebbe nascere una nuova consapevolezza a livello di società. Il libro, Il lavoro ben fatto, trovate il link qui sotto, se avete voglia vi recuperate anche la diretta, super consigliato. Poi come sempre, se lo leggerete mi farete sapere che ne pensate. Vincenzo ha anche un blog su Sole 24 Ore e potete firmare il manifesto del lavoro ben fatto se vi ha convinto, io l'ho firmato, altrimenti non starei facendo neanche questo video. Ci vediamo il prossimo venerdì con un altro libro, parliamo di startup e non solo. Stop whining.